Salve a tutti ragazzi e bentornati da Gamer Joe su un nuovo video di Pokémon Go! Non c'è video che non buttiamo dentro qualche novità e quindi anche oggi ci sarà una bellissima novità, anzi delle bellissime novità, e quindi andiamo a vederle subito insieme. Come sicuramente avrete notato nella vostra città, da qualche giorno è spuntato il Pokémon leggendario Ho-Oh. E quindi andiamo subito a vedere insieme la notifica, la notizia. Allora, pronti per una nuova sorpresa? Il Pokémon leggendario Ho-Oh ritornerà nei raid di Pokémon Go a partire dal 19 maggio. Potente Pokémon di fuoco e volante, originariamente scoperto nella regione di Johto, il Pokémon arcobaleno Ho-Oh apparirà nelle palestre di tutto il mondo insieme a Latias e Latios. In questo caso qui da noi in Europa insieme a Latios, il Pokémon blu, diciamo così, che invece rimarranno nelle loro aree assegnate. Come se non bastasse, con un pizzico di fortuna avrai anche la possibilità di un incontro con Ho-Oh cromatico, cioè vuole dire Ho-Oh shiny. La possibilità di trovarlo shiny, che è stupendo ragazzi, vi metterò qui a fianco una sua immagine da poterlo riconoscere insomma. Potrai sfidare Ho-Oh fino al 7 giugno e cogliere l'occasione di aggiungere questo Pokémon leggendario al tuo Pokédex. Chi non ha avuto la fortuna di catturarlo prima, perché un qualche mese fa, se ricordo bene, lo avevano appunto già inserito, infatti chi di voi più fortunati lo hanno già catturato, magari anche al 100%, io purtroppo l'ho trovato mi pare sul 93. Chiaramente non mi lamento, però a trovarlo al 100 è un'altra cosa ragazzi. Quindi avremo la fortuna di trovarlo nelle nostre palestre, nei raid, fino al 7 giugno. Due giorni dopo la scomparsa, diciamo così, la volata via di Latios. Perché infatti anche dalla notizia che hanno rilasciato all'interno del gioco, i Pokémon leggendari Latias e Latios rimarranno fino al 5 giugno. Quindi due giorni in più lasceranno questo bellissimo Ho-Oh. Un'altra notizia, allenatori, proprio dell'ultima ora, è arrivata la notifica dei Pokémon di forma Alola. Quindi le forme Alola di Pokémon originari della regione di Kanto approdano su Pokémon Go. Sì, avete capito bene, allenatori, potremo trovare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, i Pokémon della prima generazione in forma Alola. Ad esempio il bellissimo Exeggutor con questo collo veramente lungo, è un Pokémon davvero stupendo, secondo me il più bello, a parer mio, allenatori, forma Alola di questa regione di Kanto. Dopo chiaramente ci sono altri Pokémon, magari vi metterò qui a fianco una scheda riguardante i Pokémon di prima generazione che si potranno trovare e quindi catturare. Andiamo a leggere insieme anche qui. La bella stagione è in arrivo. Con la pioggia o con il sole, alcuni Pokémon straordinari della regione tropicale di Alola faranno capolino in Pokémon Go. Preparatevi perché compariranno per la prima volta le forme Alola di alcuni Pokémon originari della regione di Kanto. Queste varianti regionali, uniche nel loro genere, sono state scoperte per la prima volta nei videogiochi Pokémon Sole e Luna. Quindi si parla di un anno, due anni fa, allenatori? Io purtroppo mi sono fermato, diciamo, al ancora quelli vecchi. Ad esempio quelli del Game Boy li avevo fatti tutti, poi mi sembra che mi sono fermato a Diamante e Perla. E quindi nelle prossime settimane faranno rotta su Pokémon Go. Tieni gli occhi aperti per non perderti questa novità assoluta. Quindi allenatori, prepariamoci tutti per questa grandissima novità. Come vi ho anticipato all'inizio, non passa settimana che Niantic ci annunci un nuovo bellissimo aggiornamento futuro. E inoltre, allenatori, come chiaramente avrete già visto, un qualche giorno fa è stato annunciato per la borsa che hanno ampliato la nostra borsa strumenti e possiamo arrivare a un ben di 2000 strumenti. E questa ci piace molto, allenatori, anche perché dovevo sempre cancellare qualcosa all'interno e quindi diciamo che scocciava questa cosa. Invece per ora diciamo che è ancora abbastanza libera. Con le novità, allenatori, per oggi ci fermiamo qui e andiamo subito alla cattura del nostro bellissimo Pokémon misterioso.
Come sapete, dovrebbe essere fino a fine mese il leggendario Pokémon elettro Zapdos. Andiamo a vedere se è ancora così. Allora, andiamo a prenderci il nostro timbro giornaliero. Eccolo qua, allenatori. Il professor Willow che ci parla, come al solito. Qua ho il Pokémon da catturare, ma come sapete potete tenerle lì le missioni, quindi la facciamo dopo. Avete visto come ho fatto io, potete fare fuga e la missione vedete che ve la mantiene ancora sopra, finché non catturate proprio il Pokémon. Andiamo subito a catturare questo Pokémon della ricerca sul campo, che dovrebbe essere Zapdos, come sapete. Vediamo subito, allenatori. Riceviamo le nostre ricompense, come sempre. È apparso un Pokémon insolito, lo affrontiamo subito. Ed ecco qui il nostro bellissimo Zapdos. 1391, rispetto all'altro della scorsa volta, questo è molto inferiore. Proviamo a catturarlo con Ananas, assolutamente. E Ultra Ball. Allora, andiamo. Stavolta l'ho preso subito, vediamo. 1, 2. Alla prima non lo prendo mai, allenatori. Impressionante. Diamogli sempre la nostra bacca per raddoppiare le caramelle. 1, 2, 3. L'abbiamo catturato alla seconda, allenatori. Perfetto. Abbiamo aggiunto un altro Zapdos alla nostra collezione. Altre caramelle. Vedete che ho raddoppiato e ne ho fatte 6. Abbiamo 44 caramelle Zapdos. Piano piano potenzierò lo Zapdos che riterrò più forte. Adesso, appunto, come avete visto quello della scorsa volta, se non lo avete visto andatevelo a vedere il video, allenatori. Sono riuscito a catturare uno Zapdos da 96% di vita. Come vi ho annunciato all'inizio, allenatori, questo Pokémon leggendario Ho-Oh, torniamo a parlare un attimo di lui, è possibile trovarlo in forma Shiny. E infatti è una cosa bellissima, come vi ho detto. Volevo farvi vedere intanto quelli che sono riuscito a catturare momentaneamente. Allora, ecco qua, allenatori, questi sono i Ho-Oh che sono riuscito a catturare finora. Come potete vedere, ne ho uno da 93% e 92%. Questi sono, diciamo, appunto, come vedete chiaramente, i più forti che ho attualmente, soprattutto questo bellissimo da 93% e PL 2415. Questo qua, allenatori, non l'ho catturato in questi giorni che l'hanno rilasciato, appunto, ma l'avevo catturato, come vedete qua sotto, ancora in dicembre 2017, quando lo avevano rilasciato per la prima volta. Ho avuto la fortuna di trovarlo sopra il 90%, infatti per ora ne ho catturati, diciamo, penso un 2 o 3 di questi qua che ho nella lista. E per concludere, allenatori, come ultima cosa, ma non chiaramente meno importante, volevo parlarvi del Community Day che abbiamo effettuato un paio di giorni fa, e abbiamo potuto catturare il bellissimo Charmander. E se lo facevate evolvere, come sapete, il nostro Charizard poteva imparare questa mossa fortissima, Incendio. Come penso che vi sarete accorti, allenatori, la mossa Incendio per i danni fa 110, non 100 come aveva annunciato all'inizio Niantic, ma 10 in più. Quindi abbiamo queste due barre di attacco e possiamo fare di danno ben 220, 110 e 110. Ora vi lascerò qualche clip delle catture che ho fatto di Charmander Shiny e delle evoluzioni col bellissimo Charizard nero. Vi dico solo, allenatori, che sono riuscito a trovarne ben due che si avvicinano al 90%. Quindi adesso vi lascio alla clip.
appuntamento quindi da Gamer Joe è veramente tutto. Se avete qualche domanda, come al solito potete scrivermele qui sotto nei commenti. Altrimenti, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare come al solito un bel like per supportare il canale e vi invito anche a condividere il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori!